Consigliere Romeo, come aveva preannunciato anche nel convegno sulla famiglia, ci sarà un numero per quanto riguarda il gender? Il nostro emendamento è molto chiaro, noi vogliamo istituire un numero verde per far sì che i cittadini, i docenti, i studenti possano segnalare alla regione laddove in alcune scuole avvengono insegnamenti contro i valori della famiglia, appunto. Poi ma nel concreto cosa succede? Succede che la regione possa intervenire presso il provveditorato e il MIUR affinché in queste scuole invece si mantenga e si rispetti quella che è la nostra Costituzione. Mi faccio un esempio pratico di una pratica anti-gender, cioè di una pratica gender che può essere contro questi valori? Non so, per esempio il fatto che in alcune scuole vengano, soprattutto anche nelle scuole materne, quindi a cominciare proprio anche dalle scuole dell'infanzia, vengano letti a dei bambini dei libri che parlano di questa identità fluida, nel senso che uno una mattina si sveglia si sente uomo o maschio, la mattina dopo si sente femmina e quant'altro, e che insomma sono comunque insegnamenti che non hanno alcun senso e che non vanno nel rispetto dell'identità delle persone e che se vengono poi fatti sui bambini sono molto pericolosi. E addirittura in alcune scuole anche superiori abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di tanti genitori dove durante le lezioni viene detto che insomma la famiglia naturale non esiste, che sono solo sotto invenzioni e quant'altro. Queste sono cose che non devono trovare spazio nelle nostre scuole, pertanto un numero verde serve affinché la regione abbia una mappatura di cosa succede in alcune scuole, ripeto non in tutte perché non bisogna mai generalizzare, e far sì che queste scuole poi vengano controllate e verificate attraverso l'intervento diretto del Ministero delle strutture preposte. E quanto costerà questa iniziativa? Ma noi abbiamo messo 50.000 euro come cifra, diciamo così, che possa essere utile per prevedere della presenza di operatori e quant'altro, però ribadisco, possiamo anche coinvolgere le associazioni cercando di far risparmiare assolutamente al massimo la regione, quindi utilizzando solo le risorse necessarie per attivare da un punto di vista tecnico il numero stesso. E quanto si spende in Regione Lombardia in politiche contro l'omofobia? Politiche, guarda, abbiamo fatto l'ultima volta, abbiamo proprio approvato il piano strategico che va per i prossimi anni per cercare proprio di contrastare le discriminazioni, e assolutamente mettiamo risorse, ci sono molti progetti, ci sono i progetti progettare, per esempio progettare la parità, sono tante iniziative della regione che fa per evitare e anzi per contrastare le discriminazioni, che sono assolutamente sacrosante, cioè nel senso bisogna contrastarle per forza, tutti vanno rispettati a seconda del proprio orientamento, delle proprie idee, del proprio sesso, della propria religione, questo assolutamente non è nessun problema. Però parlarne apertamente a scuola non è una buona cosa. Ma guardi che in realtà spesso e volentieri con la scusa di presentare progetti che vanno contro le discriminazioni si fanno insegnamenti che non hanno nulla a che vedere con questo, perché un conto è insegnare a non discriminare gli altri, un conto è insegnare dicendo che la famiglia naturale tradizionale non esiste. Questo deve diventare però a questo punto una battaglia parlamentare. Nel senso che è il Parlamento che dovrebbe discutere di quelli che devono essere i contenuti di cui la scuola deve farsi foriera, o riconoscete autonomia alle scuole nel poter indicare un modello pedagogico? No, c'è un indirizzo sicuramente nazionale, assolutamente. Il MIUR, il Ministero danno delle indicazioni, quindi sicuramente a livello ministeriale devono partire le direttive chiare. Il problema è che spesso e volentieri a livello ministeriale queste direttive, cioè questo problema viene negato, no? Si dice che non esiste, che sono tutte balle, tutte storie inventate e quant'altro. Invece in realtà questi problemi nelle scuole ci sono stati segnalati da testimonianze concrete che sono state anche raccolte in libri da parte di cittadini e di genitori che si sono arrabbiati, casi addirittura dove qualche genitore ha anche tirato un pugno in faccia all'insegnante, questo per dire che evidentemente qualche pratica dubbia nelle nostre scuole avviene, e quindi non vedo nessun problema. Poi è chiaro che noi come regione possiamo sollecitare il provveditore affinché si intervenga sul preside, sull'insegnante, sull'educatore di turno, affinché queste cose non accadano più. Insomma, del resto difendere il valore della famiglia non basta solamente prevedere provvedimenti e fare iniziative con risorse vere e proprie come abbiamo fatto noi con il reddito d'autonomia. Autonomia, noi aiutiamo le famiglie che sono in difficoltà, gli riduciamo le tasse, cerchiamo di andare incontro alle esigenze di anziani, disabili e quant'altro, ma dall'altra parte il discorso del valore della famiglia è anche una questione culturale.